Allora, ribongiorno da Criminal7Gamer. Allora, andate a vedere prima di tutto il video, non farò più live. Lo andate a vedere. Poi, dopo, vi racconto per bene la storia di Freddy Krueger 5000. Almeno capite che cosa ha fatto Freddy. Allora, prima di tutto, è entrato da me supplicandomi di fare il moderatore. Mi seguiva sempre, sempre. Dopodiché andavo a parlare con i miei iscritti male di me, mentre era mio moderatore, quindi entrava da me facendo la bella faccia e poi andava a parlare male di me in giro. Poi un giorno ho fatto un video che ho scritto "Chiudo il canale". Un mio moderatore, tutti quelli che sono miei moderatori e miei iscritti mi hanno detto "No, ma perché? Ma ripensaci, ma fa". Lui è venuto da me dicendo "Ah, dicono tutti così, ma tu non lo fai". Quindi un mio moderatore che dice questo già mi suonava strano. Dopodiché c'è stato un altro video che ho fatto dove lui stavamo facendo una live, lui per scherzare ha detto "Ah, sono della Juve", ho detto "Ah, Juve è merda", ma cazzarando, visto che era mio moderatore da tanto tempo, uno pensa che può giocare con i suoi iscritti, i suoi moderatori, come faccio con tutti. Quindi ho detto "Juve è merda" e ha rosicato. Poi per scherzare mi ha scritto un'altra cosa, io ho scritto "vabbè, ma vaffanculo", io ho detto "ma allora vaffanculo", ho detto "ma vaffanculo così è un conto, vaffanculo pezzo di merda è un altro conto, no?". Ah, io ho detto "ma vaffanculo", perché a Roma si usa per dire vaffanculo così, si usa anche come gioco, cioè tra un amico che stai a scherzare, ma vaffanculo va con la risata. C'è modo e modo per mandare a fanculo le persone. Se mando a fanculo così è per giocare. Lui ha rosicato invece: "Ah, tu mi tratti così, non va bene, a me non mi manda a fanculo nessuno". E quello e quell'altro, gli ho detto "scusa Freddy, io sto giocando, perché rosichi?". E lui ha rosicato, vabbè. Quindi 2 più 2 fa 4 a casa mia. Dopodiché gli iscritti miei sono venuti a dirmi che lui parlava male di me mentre faceva il moderatore e mi faceva la bella faccia nella live. Questo è Freddy Krueger, ragazzi, e questo è ciò che è successo, che sembra chissà che è successo, stanno a montare un caso su sta cosa. Sembra chissà che ho ammazzato qualcuno, mi sento dire dai suoi iscritti falso, parli male dei tuoi iscritti, tutte minchiate. Perché? Perché lui si deve fare un po' di pubblicità e perché poi ho saputo pure che lui dice che lui iscritti ma ha fatti fa lui a me, invece no, vi posso garantire che ne ha fatti più di 200 solo grazie a me. Più di 200 solo grazie a me li ha fatti, quindi veramente ridicolo. E comunque finiamola, ragazzi, perché sta diventando veramente ridicola la cosa di venirmi a insultare gratuitamente senza motivo e senza neanche che mi conoscete, perché alla fine mi insulta gente che non conosco, che non ho mai visto e non ho mai mangiato a cena o a pranzo insieme, prima di tutto. Seconda cosa, mi insultate senza motivo, senza sentire la mia campana, sentite la sua, boh, insulto. Io non mando i miei iscritti ad insultare lui perché non mi interessa. Quindi io sono una persona matura, lui giustamente sarà un ragazzino, un bimbo minchia, non so, comunque un bambino, perché non capisce che stiamo allargando la cosa, sta per finire e basta sta cosa, perché sta veramente allargando la cosa. Poi io ho chiamato lui in una live per fare chiarezza, non è venuto, quindi già che non vieni già mi fai capire che ci hai tolto un'altra volta, perché io almeno ti ho chiamato per fare chiarezza, tu non sei venuto, non hai messo la faccia e non ce la metti neanche nei tuoi video, quindi già ci hai torto pure su questo. Automaticamente mi hai dato ragione già non venendo, capito? Cioè io ho già ragione e già così è doppiamente ragione, perché non sei venuto, io ti ho chiamato per fare chiarezza perché sono una persona matura e tu non sei venuto, quindi tu sei una persona piccola, piccola, piccola. Però va bene così, anche questo ci sta. Però ragazzi, finiamola, perché veramente sta diventando una cosa ridicola. Per fortuna ci sono degli iscritti di Freddy che sono venuti a me. Gli ho spiegato la situazione, hanno detto "no, guarda, hai pienamente ragione, si sono iscritti da me". Per farvi capire che c'è gente, per fortuna, ringraziando il Signore, che è matura e capisce che le campane si sentono in due, ragazzi. Non si sente solo quella di Freddy, perché sei iscritto da Freddy, ti piace Freddy, allora da Criminal7Gamer è una merda. Non è così. Vieni da me, ti spiego la situazione e poi automaticamente puoi dire se sono io una merda o se è lui una merda. Ma a me non mi va neanche che voi dite che lui è una merda, perché non mi interessa, potete dare ragione a lui o come dare ragione a me, però sentite le campane almeno, solo questo vi chiedo. Comunque vi ho spiegato Freddy che cos'è e chi è.